Traguardo prestigioso per gli studenti della terza A scientifico del liceo Curcio di Ispica, coordinati dal professore di fisica Fabio Marcedone. Gli studenti ispicesi saranno protagonisti sin dall'atto finale di un concorso indetto da Enel dal tema l'economia circolare. Vediamo il servizio. In un momento così particolare per la scuola assume un significato ancora più importante il traguardo raggiunto dagli studenti della terza scientifico, opzione scienze applicate del liceo Curcio di Ispica, capitanati dal professor Fabio Marcedone, docente di fisica. Gli alunni, insieme ad altre scuole di diverse scuole italiane, hanno partecipato in questi mesi al concorso per giovanissimi indetto da Enel S.p.A. dal tema l'economia circolare, svolto in varie fasi: infografiche, realizzazioni video, siti web e promozione di idee innovative relativamente all'economia circolare. Con un perfetto gioco di squadra abbiamo completato in una decina di giorni attività per cui Enel concedeva 8 mesi, senza rallentare i normali impegni di scuola e con tutte le difficoltà della didattica digitale. Nella fase 1 ci siamo aggiudicati il massimo dei punti, nella fase 2 lo stesso. In classifica nazionale siamo primi, a pari merito con un'altra squadra che ha saputo fare un lavoro altrettanto valido. Con l'ultima sfida si deciderà il vincitore nazionale nel Campus Party Spotlight, una costola del più grande evento al mondo sull'innovazione e la creatività, destinata a giovani talenti che vogliono migliorare il pianeta. Gli studenti del Curcio sono arrivati in finale insieme ad un liceo del Veronese, finale che si disputerà entro dicembre. La squadra del Curcio è composta da Davide Arangio, Lora Corrao, Pancrazio Figura, Angelica Frasca, Giuseppe Giuliana, Carmelo Lauretta, Federico Russo, Andrea Ruta. Ciao, noi siamo gli 8 Watt. Siamo 8 ragazzi appartenenti all'Istituto Curcio di Ispica che hanno deciso di partecipare al concorso Play Energy indetto da Enel. Ci siamo trovati ad affrontare il tema dell'economia circolare attraverso 4 missioni, attenzionando ogni sfumatura. Ogni missione era divisa in diverse attività che richiedevano la creazione di slide, video, siti web e di infografiche. Il progetto mirava a sensibilizzare gli studenti sul tema dell'economia circolare, tema attuale e utile per il futuro. Ancora oggi il modello lineare causa molti danni, non solo al pianeta ma anche a livello economico. Grazie a questa opportunità siamo riusciti dunque a sviluppare nuove conoscenze e abilità utili nel futuro. Nonostante il poco tempo, il difficile periodo e le distanze tra noi, siamo riusciti a lavorare e ad ottenere ottimi risultati. Siamo contentissimi di essere arrivati in finale con il massimo dei punti. E adesso che vinca il migliore.